per strada, per strada, sì, dicono la parola, però ma questa è la prima volta in vita mia che mi succede questo. Devo questo dire, se hai il mio signor sindaco, prego. Se invece di prendermi devo dirle che parlavo delle forze dell'ordine che fortunatamente da un lato non cambia la sostanza della vita della persona, non si tratta di un giornalista ma squilibrato, non c'è proprio nulla, rimane la gravità del fatto di un motivo per cui io sono venuto a trovarla come primo cittadino, perché lei stava facendo il suo lavoro, certo, e tra l'altro è l'occasione buona per confermare che io contro i cittadini assolutamente nulla, sono anzi delle strutture, delle realizzazioni che per me vanno sostenute. Poi ho la mia posizione sull'utilizzo di animali, ma insomma è la mia posizione, penso che nel rispetto delle reciproche situazioni si possa... Quanto avvenuto non c'entra nulla con tutto il resto, e le garantisco che Brindisi è una città estremamente ospitale ed è una città che, dove la gente viene per lavoro e spesso ci resta per viverci, per cui... Non sto parlando di questo, però questa cosa qui adesso mi è stato riferito che uno di loro ha detto così, che io sono lo volevo investire, sono sceso dal trattore sul giornale, che io con il coltello, lei pensa che io sto facendo la pubblicità con un trattore che vado ai 3 all'ora. Sì, l'ho vista. Ecco, che evito di fare traffico, quando vedo che ci sono delle macchine, cosa, io mi accosto, io vado a investire la gente, secondo lei? Ripeto, quando si succedono queste cose ci si trova di fronte a dei folli che danno vita a delle situazioni assolutamente inconcrete, pagherà molto per quello che ha fatto il signore, per cui... Però ripeto, la invito a non considerare questo come un effetto della nostra città, un folle ci può stare da qualsiasi parte. Per cui io volevo semplicemente dirle che lei in qualsiasi momento, anche in forma privata, è il benvenuto nella nostra città, perché io volevo sono dirle molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Io volevo dirle altre cose, ma mi trattengo. Può dirle, non si preoccupi. Nell'esprimere le opinioni. E non si può inveire contro gente che lavora onestamente. No, guardi, se qualcuno inveisce e si assume la responsabilità. L'espressione di una posizione è differente rispetto alla sua, invece è forma di democrazia, ognuno la pensa come crede. Il tutto nel rispetto, nella legalità, nell'accettarsi reciprocamente, perché la cosa più bella che abbiamo è quella di poterci esprimere in democrazia. Certo. Dopodiché io sono felice del fatto che anche chi la pensa diversamente da me possa affermare il suo modo di pensare, e come vede l'idea che il circo stia andando bene, abbia fatto i suoi spettacoli eccetera, è la dimostrazione del fatto che c'è una pluralità di posizioni su cui voi non ne subite danni, ma lasciate la libertà a chi la pensa diversamente di pensare. Infatti noi la lasciamo. Io le volevo fare una domanda, sindaco. Lei diceva che ha la sua posizione per gli animali, il suo pensiero. E come mai il suo pensiero è entrato a far parte nelle istituzioni? Perché è stato condiviso da chi amministra la città. E le dirò di più. Nonostante questo, io quando ho fatto i manifesti non ho utilizzato il luogo della città, proprio perché obiettivamente non ho voluto appesantire il discorso, ma le garantisco che quando noi abbiamo fatto l'ordinanza l'abbiamo fatta con la condivisione di chi amministra la città. Lei sa bene, perché conosce bene il settore, per cui non mi permetto di dire, lei sa bene che non è il sindaco di Brindisi, ci sono molte realtà in Italia dove cresce questa sensibilità e dove peraltro io mi auguro che prima o poi si possa arrivare a un bel tavolo con i gestori e i proprietari dei circhi per verificare come si può fornire qualsiasi tipo di garanzia richiesta da chi ha a cuore le sorti degli animali, e soprattutto come si possono tranquillizzare anche coloro che pensano che nei circhi avviene qualcosa che non va in direzione della tutela degli animali. Mi auguro che ci sia questa presa di posizione, che farebbe lavorare voi tranquillamente e svilupperebbe anche all'interno del panorama vasto degli animalisti una garanzia in più che oggi praticamente non c'è. Io sono contro le contrapposizioni frontali, sono invece favorevole al fatto che
che si possa verificare un discorso del genere. Mi fa piacere che anche gli organi di stampa abbiano evidenziato il fatto che il circo ha fatto il pieno e tutto il resto, e poi abbiano evidenziato le grandi capacità dei vostri artisti. Ho letto un articolo di due ragazzini che fanno, e questo è una cosa estremamente positiva. Il circo, secondo me, è la mia posizione, voglio dire, ha tutti i numeri per poter far divertire i bambini anche senza l'utilizzo degli animali, però ripeto. Però oggi i bambini vengono al circo per vedere gli animali.